Coach Munini, un'analisi di questa partita, di sicuro dall'andamento sin dall'inizio positivo, un break di 21-0, poi qualche lieve incertezza, come è normale che poi iniziano a segnare anche gli avversari nella metà del primo quarto, ripresa nel secondo tempo e poi condotta sino al più 40 finale. Sì, diciamo che ci voleva una partita così, chiaramente era importantissimo vincere oggi e anche vincere come abbiamo fatto. Venivamo da un mese bruttissimo, non voglio più parlare di questo mese perché veramente mi ha esaurito un po', perché chiaramente perdere 5 partite consecutive è molto pesante, al di là delle assenze che abbiamo avuto, chiaramente che hanno contribuito, direi, in modo importante. Quindi ci voleva questa vittoria, sono contento, abbiamo giocato abbastanza bene, a parte il secondo quarto che abbiamo avuto un calo ed è una cosa che ci succede ogni tanto. Dobbiamo fare attenzione, è una questione anche di concentrazione, di posizione di testa, perché le partite contro squadre forti, di alto livello, specialmente fuori casa, ti possono costare la partita, queste pause di 4-5 minuti. Dobbiamo lavorare su questo. Poi chiaramente l'inserimento di un giocatore come Mauro Guaroni sicuramente è importantissimo e fondamentale sia per le sue caratteristiche chiaramente di giocatore, cioè professionista che è sempre stato, sia anche perché lui ci darà una grossa mano sia per far migliorare i giovani ma anche per cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche degli altri ragazzi. Quindi a noi avevamo bisogno di un giocatore così. Ringrazio la società per gli sforzi che sta facendo, sono molto contento naturalmente di questo arrivo, poi anche un bravo ragazzo, quindi darà si è già inserito bene, è chiaro che ci vuole un po' di tempo perché noi abbiamo parecchi giochi in attacco, abbiamo regole difensive, ha fatto solo 2 allenamenti, quindi almeno insomma un mesetto ci vuole. Quindi adesso abbiamo una partita di fondamentale importanza, se vogliamo riprendere insomma posti al vertice della classifica, dobbiamo cercare di andare a vincere. Adesso dobbiamo noi fare uno sforzo doppio perché dobbiamo andare a cercare di recuperare le partite perse, specialmente le due in casa, che insomma sono state veramente brutte. Sì, indubbiamente diciamo, la cifra tecnica del nuovo innesto Quaroni è riconosciuta, non c'è certo da starla a spiegare, ma permette appunto di riportare nel proprio ruolo naturale alcuni elementi che saranno un attimo Assolutamente. snaturati in questo periodo difficile, anche come assenze a livello numerico, come ad esempio Cattaneo questa sera ha fatto il suo come realizzatore mettendo 17 punti, sicuramente sgravato di un compito che si era dovuto, di cui si era dovuto far carico Assolutamente, l'inserimento. nei precedenti match. E anche un'iniezione di fiducia per tutto l'ambiente, per tutta la squadra che è riuscita a ritrovarsi come gioco, come spaziature, come movimenti. L'unica Concordo cosa, anch'io. appunto, come dicevi tu, per i futuri confronti più difficili anche fuori casa, questi blackout figli di qualche pecca a livello di concentrazione, perché poi anche dalla linea della carità si è fatta molta Esatto. difficoltà Condivido. nel secondo quarto. Con percentuali molto basse, se non mi sbaglio un 2 su 10, è proprio una mancanza di concentrazione, una pausa, una flessione che in una partita di questo genere non dà un riscontro pesante sulla dinamica dell'incontro, ma poi quando in futuro ci saranno partite molto più complesse e non in casa, possono essere un grave handicap. Sì, difatti noi succede, ho detto ai ragazzi del primo e secondo tempo, che succede anche in Eurolega, che le squadre possono avere qualche minuto di appannamento in attacco, succede a tutti, quindi succede anche in Serie D a noi, può succedere, e non dobbiamo mollare dietro invece in difesa, invece noi, a noi capita che facciamo magari 2 o 3 minuti fatti male in attacco e molliamo a livello anche mentale in difesa, questo non deve succedere, dovremmo lavorare molto su questo qui, perché anzi dovremmo difendere meglio per recuperare ciò che si è perso in attacco. Un'ultima cosa, all'inizio del secondo tempo un lieve infortunio a Cam che è poi uscito, non più rientrato, anche perché Sì, mi ha comunque il detto risultato che era non dovrebbe essere acquisito. grave, sembra sia un po' Una via precauzionale comunque, non è una stato più distorsione alla caviglia, reinserito. mi auguro e spero che possa giocare. Beh, se fosse la partita anche il fisioterapista mi diceva che non dovrebbe essere grave, però chiaramente aspettiamo lunedì perché a caldo Tutti gli scongiuri del aspettiamo, caso, ma aspettiamo non dovrebbe domani. essere nulla di serio. Ok. Va bene, Perfetto, grazie mille. ok, grazie. Allora, Lorenzo Ceper, partita soddisfacente sia come bottino personale sia come prestazione di squadra. Sicuramente
si è riuscito a ritornare a ritmo completo dopo l'infortunio. Già la scorsa partita 16 punti a referto, questa 17 punti, tanti rimbalzi e la solita presenza sotto canestro. Sì, diciamo che fortunatamente sono riuscito a riprendermi in tempi più o meno lunghi. Serviva, ma non è stato mai fondamentale, nel senso, le ultime prestazioni purtroppo ci hanno penalizzato e comunque ci siamo penalizzati dal punto di vista mentale, purtroppo. Abbiamo lasciato qualche punto per strada che adesso dobbiamo andare a recuperare ovviamente nei campi più difficili, non ultima la prossima domenica su Stinente, che sappiamo benissimo che è una squadra di buon livello, con giocatori famosi e meno famosi che però hanno un altro ritmo rispetto appunto alla partita di oggi. Il nuovo arrivo Quaroni sicuramente è stato un apporto importante in campo, si è visto sin dall'inizio, ma una tua analisi su quello che è un elemento che si ripresenta spesso, alcuni blackout, in questo caso nel secondo quarto, dove si pecca soprattutto in difesa, la squadra risulta disunita e subisce facilmente nel pitturato punti semplici con avversari che arrivano all'appoggio senza alcuna difficoltà o pressione. Come mai ciclicamente si ripete questo? Secondo te da cosa è dovuto e come si può soprattutto risolverlo per partite dove i confronti saranno più serrati e i margini di errore ristretti? Allora, ci siamo sicuramente, come si è ben visto, un po' sciolti nel secondo quarto. Purtroppo è tutto da ricollegare a una questione prettamente mentale e psicologica. Abbiamo visto, siamo arrivati subito sopra di più di 20 punti e abbiamo detto boh, la partita è già chiusa. Anche a questi livelli sappiamo perfettamente che nessuna partita è scontata. Abbiamo purtroppo patito sulla nostra pelle, non abbiamo imparato evidentemente la lezione e sicuramente dobbiamo essere molto più incisivi dal primo al 40° minuto. Ci siamo svegliati nel terzo quarto, che tendenzialmente è sempre stato uno dei nostri più complicati da portare a termine. Fortunatamente questa andata è sicuramente è lo specchio di quello che stiamo tuttora lavorando finalmente al completo in allenamento. Prima purtroppo per un motivo o per l'altro, sembra una scusa o una banalità, ma è una verità, non siamo mai riusciti a fare un allenamento decente. Con due allenamenti a settimana dobbiamo assolutamente ottimizzare la cosa e solo essendo al completo, ovviamente con l'innesto di Quaroni adesso non abbiamo più carte da buttare via, questo lo sappiamo benissimo, che può essere un'arma assolutamente a doppio taglio, ovvero se perdiamo è comunque sempre colpa nostra, non sicuramente perché gli altri sono stati più bravi, siamo noi che dobbiamo dimostrare di essere più forti degli altri, ormai non abbiamo più scusanti. Beh, ovviamente il lavoro fatto in settimana, la qualità degli allenamenti determina quello che poi si vede in questo caso il venerdì in campo, quindi un allenamento a ranghi completi e con intensità non può che portare, almeno ipoteticamente, una prestazione buona. Se ci si allena male e con pochi elementi è molto difficile poi essere incisivi in campo. Purtroppo sì. A questo punto non ci saranno più scusanti e ovviamente dobbiamo però comunque essere sempre, le attese saranno maggiori. Le attese sono sicuramente maggiori da parte del pubblico, che comunque ci ha sempre seguito numerosi, e dobbiamo solo tirare giù il cappello e ringraziare, perché dopo le ultime 5 partite in casa e fuori, sinceramente io se fossi stato uno di quei 300-400 che vengono a vedere la partita, sinceramente mi sarebbe andato un po' di traverso e non poco. Sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare, non possiamo più commettere errori. Si può giocare male, ma i marones dobbiamo sempre comunque metterli in campo e questa sera parzialmente l'abbiamo dimostrato, dobbiamo essere più completi. A questo punto ci sarà un calendario che metterà di fronte avversari di tutto rispetto, parte nella zona alta della classifica dove si ambisce ad arrivare e quindi bisognerà metterli totalmente per cercare di recuperare, come hai detto tu, i punti persi. Assolutamente, è il nostro compito, è dall'inizio che la società non nasconde cosa vuole fare e siamo noi quelli che vanno in campo, quindi solo noi possiamo dimostrarlo, non è nel pubblico né i tifosi, anche se loro sono il famoso sesto uomo, siamo noi che andiamo a fare la nostra figura in mezzo al campo, se non abbiamo noi voglia non c'è niente che tiene, purtroppo. Perfetto, allora appuntamento a prossima settimana su Stinente. Che lunga. Grazie. Allora, coach Beretta, una partita iniziata non male, peggio, con un break di 21-0, una reazione nel secondo quarto dove siete rientrati anche sino a meno 9 e poi nuovamente blackout totale, 15 punti, 16 punti se non mi sbaglio,
totalizzati nella seconda tempo totale. Hai detto tutto tu. Sì, avevo chiesto ai ragazzi di cercare di fare una partita non per venire qua a vincere, comunque vincevano tanto di cappello, hanno costruito una squadra poi con l'innesto di Quaroni, diciamo che hanno fatto un ottimo salto. Però gli ho detto ai ragazzi, venite qua e cercate di giocare tranquilli a pallacanestro, perché è sempre un campionato di Serie D, abbiamo davanti giocatori di un'altra categoria, però è sempre il nostro campionato, uguale. E quindi cercate di entrare tranquilli, probabilmente il messaggio non è arrivato. Si vedeva che avevano paura di giocare, perché 0 punti in penso 8 minuti, sì. È stato emblematico. Però non sono queste le partite che contano per noi. Mi è spiaciuto perché non tanto dei 40 punti che abbiamo preso, ma della figura che abbiamo fatto. Però lavoriamo, dobbiamo lavorare. È stata costruita a luglio piena di giovani, perché il mio progetto, se così si può chiamare, è quello di lavorare con i giovani, che non prendono una lira, perché hanno giocato 2 anni in promozione e meritavano di provare un campionato di Serie D, diciamo che è stato un po' un premio. E dobbiamo lavorare e sperare di salvarci, cioè, il nostro obiettivo è quello di salvarci. Sicuramente sotto le plance si sono dati da fare, hanno dato un buon apporto nel momento vostro migliore come inerzia della partita. Mancato forse, oltre che una coesione di squadra e fiducia, in cabina di regia un giusto approccio e trovare tiri puliti o costruire comunque dei tiri buoni che poi possono entrare o meno. Questo l'ho visto soltanto sotto canestro, dove hanno provato un po' di soluzioni, riuscendo soprattutto nel secondo quarto a concretizzarle. Sì, hai detto bene, noi sotto canestro comunque penso siamo abbastanza attrezzati. Ragni è un giocatore che può fare la differenza in Serie D, l'ha dimostrato con le partite precedenti, anche in classifica marcatore nella buona posizione, comunque il suo apporto lo dà sempre. È proprio una questione di mentale, dobbiamo lavorare in palestra durante la settimana, non sono queste le partite che dobbiamo vincere, però mi è spiaciuto perché fa sempre piacere giocare in una piazza importante davanti al pubblico, anche con giocatori di categoria, perché non tutti i giorni giochi contro Quarone o contro Cattaneo, per i ragazzi che sono giovani. E evidentemente è stata presa, l'atteggiamento è stato diciamo contrario, invece che esaltarsi si sono un attimino spaventati, perché magari hanno trovato davanti dei giocatori un pochettino più forti di loro, però vabbè, fa parte anche questo della crescita dei ragazzi. Andiamo avanti a lavorare e cerchiamo di, noi puntiamo alla salvezza. Settimana prossima abbiamo Viadana che è prima in classifica. Faccio i complimenti a Coach Molini, perché comunque si è vista una buona pallacanestro e importante per Vigevano, nonostante io sia pavese, però comunque è giusto così. Vigevano è sempre stata una buona piazza, una bella piazza per la pallacanestro, quindi spero che riescano ad arrivare più in alto possibile. E noi facciamo il nostro campionato, ma ci rifaremo al ritorno. La ringrazio per l'obiettività e ci rivedremo al ritorno. Perfetto. Rifaremo, non lo so, ma ci rivedremo. Grazie. No. Qua con Capitan Benazzo, sicuramente una cocente sconfitta, non fa piacere ritrovarsi a fare un'intervista dopo un 40 punti di divario. Quello che puoi dire tu su questo incontro, su magari un approccio che non è stato dei migliori all'inizio e poi vi siete trascinati dietro. Comunque c'è il fatto che siamo una squadra giovane, la media dell'età è intorno ai 20 anni rispetto a una squadra come Vigevano, che è piena di talento e così, che sanno come giocare. Noi siamo giovani, come ha detto il coach, dobbiamo imparare, soprattutto sono molti giovani nuovi che vengono da fuori Pavia come studenti e quindi magari approcci diversi. Dobbiamo trovare un'unica strada, lavorare insieme. Sicuramente io sono convinto che piano piano col lavoro andremo avanti. Sarà una chimica di gruppo per riuscire a rendere tutti assieme al meglio e valorizzare gli aspetti positivi di ogni singolo elemento. Sì, però con calma, ci vuole tempo. Poi alla fine 2 o 3 giovani sono arrivati neanche un mese fa e causa infortuni hanno iniziato subito a giocare anche minuti importanti. Quindi ci vuole un attimo di tempo. Quello ce n'è, soltanto l'inizio del campionato, quindi speriamo di non perdere troppo, perché altrimenti la buona volontà, quello è indispensabile. Se è vista nel secondo quarto serve un po' più di costanza e di non subire la pressione anche in un momento dove si può andare sotto nel punteggio, ma
cercare di impegnarsi sempre al 100%. Cioè, siamo andati sotto da 3 punti perché abbiamo difeso male sul pick and roll, sicuramente Quaroni, Cattaneo ci hanno abbastanza bombardato a un certo punto e abbiamo perso la partita, il filo della partita, abbiamo perso anche, cioè non siamo più, proprio più riusciti neanche mentalmente a rientrare. Allora, al ritorno, speriamo sia un'altra partita. Grazie. Okay.